Ma ciao gente, torniamo oggi qui con la serie del Se non l'avessero filmato nessuno ci avrebbe creduto. Un po' come la serie del Se vedi questa cosa devi scappare e chiamare la polizia perché te lo dice il video. E oggi parleremo di incredibili video di persone che hanno avuto per lo più brutte avventure durante alcuni viaggi. Avventure filmate e documentate. Ma non soltanto viaggi. Se volete capire meglio vi consiglio assolutamente di continuare il video, subito dopo aver visitato la pagina ufficiale di gaming dove metterò altre top e farò qualche piccolo gameplay per divertirci insieme. Partiamo! Numero 1. Volare è davvero una bellissima cosa. Ricordatevi comunque che va fatto dall'interno dell'aereo e non bisogna mai uscire durante il volo o prima del volo o comunque stare all'esterno di un aereo quando è su una pista di atterraggio. Perché vi dico cose del genere? Beh, guardate questo signore nigeriano. Sicuramente non è una cosa molto intelligente da fare. Prima della partenza è uscito ed è salito sopra il motore. Perché? Non ne ho la minima idea e non lo farò di sicuro in tutta la mia vita. So solo che alla fine lo hanno arrestato e portato via da lì e dovrà scordarsi del suo bellissimo viaggio. Numero 2. Non avete il patentino per guidare uno scooter, ma volete comunque far vedere ai vostri amici come siete bravi e fighi sopra uno di essi? Beh, nessun problema. Eccovi il segreto per creare video fake incredibili. Potreste perfino usarlo per fare una pubblicità. Numero 3. Vedete questa nave? In realtà non è tanto grande, ma ha deciso di fare il gradasso con il ponte sbagliato. Voi che dite? Riuscirà a passare o rimarrà bloccata? Sì, accettano scommesse. Se avete indovinato, mettete assolutamente mi piace. Se avete sbagliato, invece, condividete il video con chi conoscete e chiedeteli la stessa cosa che vi ho chiesto io. E a quanto pare alla fine qualcuno è riuscito a passare, ma è impressionante vederlo. È proprio andato a pelo, cavolo. Numero 4. Quando saliamo su un aereo ci affidiamo a tutte le persone incaricate di occuparsi dei passeggeri, quindi gli hostess e anche i piloti. Anzi, i piloti ogni giorno hanno in mano la vita di centinaia di persone e dovrebbero quindi proteggerci da tutto. Sono ovviamente pagati e come ogni altro lavoratore devono finire il loro turno svegli e preparati. Specialmente la parte dello svegli è importante alla guida, eppure questo pilota sembra lo abbia dimenticato. Chissà, forse per la stanchezza o per l'età o chissà cosa si è addormentato, ma è assolutamente proibito farlo perché si rischia l'incolumità dei passeggeri non riuscendo a rispondere in tempo ad eventuali problemi. Numero 5. Gli scooter sono tra i mezzi più usati in alcuni paesi asiatici. Infatti, per via del grosso traffico di macchine, alcuni preferiscono girare con questi veicoli. Però alla fine c'è comunque un casino madornale in strada perché ci sono troppi scooter, ma vabbè. Alcuni commettono un paio di sciocchezze non da poco senza pensarci. C'è chi gira senza casco, chi senza patentino, oppure chi con quattro amiche dietro. Come queste ragazze, in 5 su uno scooter senza casco e senza rispettare quasi nessun semaforo, andando a zigzag in precario equilibrio tra la vita e la morte. E sono solo ragazze di seconda superiore a quanto pare. Insomma, peggio di così direte. E per fortuna il peggio per loro è arrivato. Sono state arrestate il giorno dopo che erano state filmate a fare ste cose e multate come si deve. Numero 6. Tutti cercano un modo per imbucarsi gratis in qualche volo di linea. Non ci crederete, ma alcuni si fingono pure bambini senza ovviamente successo. Altri si nascondono in valigia, anche in questo caso senza successo. Perfino gli insetti e gli animali a quanto pare provano a infiltrarsi. Qualcuno ha notato questo ragno abusivo dalle dimensioni disumane in un aereo ormai in volo. Sembra quasi stia cercando di resistere il più possibile senza farsi portare via. Chissà, magari è l'animaletto di qualcuno che non voleva pagare una tassa. Numero 7. In molti sono bravi a fare le impennate con le macchine, ma in quanti lo sono, con i cavalli? Sì, diciamo che questa donna ha raggiunto incredibili livelli con il suo cavallo. Io non riesco nemmeno a impennare in bici, figuriamoci a cavallo. Numero 8. Come sappiamo bene, dopo aver visto moltissimi video online, le capre sono grandi scalatrici. Infatti potrebbero salire su una montagna come niente grazie alle loro zampe e spesso e volentieri è facile ritrovarle in queste zone.
Con grandi scalatori intendo veramente assurdi. Riescono a stare in piedi anche con un'inclinazione di 90 gradi. Quante volte vi è capitato di vederlo, però? Assurdo, vero? Numero 9. Vi siete mai chiesti come gli artisti di strada facciano quel numero incredibile stando a mezz'aria? Beh, io no, ma poi un giorno mentre dormivo ho avuto un incubo su un artista di strada che fluttuava e mi sono chiesto che metodo usasse. Numero 10. Mi sono sempre chiesto come sembriamo noi esseri umani quando aspettiamo in fila qualcosa, tipo il giorno del Black Friday quando si sfondano pure dei cancelli pur di avere il televisore scontato. Beh no, da noi non è così, ma in America sì. Se volete anche voi capire come sembriamo, eccovi un bel video. Che dire, impressionante. Numero 11. Cosa siete in grado di fare in palestra voi? Io di saltare i giorni con scuse banali. Ci sono però persone che davvero si impegnano e riescono a raggiungere livelli impressionanti, come questa ragazza. Spettacolare, vero? Sembra facile a vista, ma in realtà se ci provaste finireste malissimo, quindi evitate, a meno che non siate allenati come lei. Numero 12. Questa volta parliamo invece di coincidenze, di quelle che capitano una volta ogni milione di anni, di quelle che appena le vedi o le senti ci rimani di stucco, come per questi due ragazzi che sono riusciti a fare una cosa davvero incredibile. Guardiamo insieme. Capite? Sono riusciti a riprodurre un pezzo del tema di Super Mario giocando a ping pong senza nemmeno averlo fatto apposta. Assolutamente commovente. Numero 13. Quasi tutti fanno esercizi molto convenzionali in palestra, in pochi però hanno il coraggio di osare e andare oltre, creando un loro stile unico. Tipo questo ragazzo che ha sconvolto un culturista che è rimasto a fissarlo chiedendosi come sia possibile. Qualcuno per piacere mi spieghi, perché sto cercando di capire da quale pianeta alieno provenga questo ragazzo. Insomma, articolazioni del genere nemmeno nei Guinness World Record. Numero 14. Avrete di sicuro visto moltissime band di talento nel mondo, ma scommetto che non avete mai visto questa band. Sono dei leoni marini in grado di suonare tastiera, tamburo e piatti, riuscendo a riprodurre addirittura una canzone di Natale. Si trovano in Giappone in un acquario chiamato Otaru. Numero 15. Avevo parlato in un video precedente di persone che di rapine non ne sanno proprio fare e mi ero dimenticato di aggiungere anche questo tizio. Vedete? Entra tranquillamente senza destare sospetti. Il problema è che quando esce camminando come un pinguino le cose si fanno davvero strane. Ovviamente il proprietario si è subito accorto che qualcosa non andava e lo ha fatto tornare nel negozio, dove ha svuotato i pantaloni. E beh, giudicate voi. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre, ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet, potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix, ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato, e nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse.
con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e ditemi se volete un'altra parte. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.